In modo particolare quest'anno è proprio una concatenazione tra i tre incontri, ma abbiamo fissato tre pilastri no? fattuali e certi: quelli dell'ottobre, novembre 17, quando gli austro-ungarico-tedeschi non passano quello che da quel momento in poi diventa il nuovo provvisorio confine, il Piave. Primo. Secondo pilastro, a metà giugno, tentativo estremo di passare, non passano, anche questo è un secondo fatto non suscettibile di interpretazioni, tutto è interpretabile, ma insomma questi sono dati di fatto. E il terzo fatto è che viceversa gli italiani, con l'aiuto degli alleati, passano, non solo le piave, ma tutto quello che c'era da passare e arrivano in tempo. Il 3 novembre a Trento e a Trieste: in tempo perché cosa? In tempo perché non ci sia la pace, prima della eh, riconquista quantomeno di eh, larga misura di quello che si era perduto, se non di tutto quello che si aveva in animo di prendere, che viene rimandato alle trattative di pace, e se ne riparlerà. Allora partirò così, proprio continuando, e dicendovi che dentro la guerra esterna, la guerra verso lo straniero, diciamo in termini risorgimentale, si combatte nel 14-18 o diciamo nel 15-18, visto che ho usato questa espressione risorgimentale, no? Si combatte una guerra per il dominio all'interno del paese. Tutta la guerra europea è fatta di una sommatoria di guerre diverse, ciascuno ci mette del suo, ogni paese, ma all'interno di ogni paese ogni forza politica. Le attese insomma sono diverse, si accumulano e ne esce naturalmente una guerra estremamente complicata poi da districare e figurarsi a viverla durante. Ciascuno dentro di sé portando avanti... Una guerra voluta o non voluta, e questo o quel tipo di guerra. Allora, di solito scolasticamente, noi vediamo fin troppo la guerra esterna e non abbastanza la guerra che intanto si conduce all'interno. Perché, insomma, che cosa era accaduto? Era accaduto che un governo di ristrettissima elite, la destra del Partito Liberale. senza i controgiolitti che aveva dominato l'età giolittiana e che restava il leader del grosso del suo partito. Ma per circostanze così, abbastanza contingenti, che poi diventano fondamentali, ha la maggioranza in Parlamento, però non è al governo. E naturalmente una delle ragioni per cui Sarand Sonnino, cioè il leader della destra liberale, vogliono fare la guerra è anche quella di perpetuare, questi equilibri all'interno del loro partito. Non voglio dire che la guerra si sia fatta per questo, ma ne guardo bene. Ma ecco un primo esempio di interno che agisce sull'esterno, di motivazioni specifiche, in questo caso di partito e addirittura di corrente. Non che sia niente di speciale, no? Ogni uomo politico conduce anche una battaglia che è personale, che è ovviamente lui legittima nel nome di principi e motivazioni di carattere sovrapersonale. Dunque un governo di stettissima elite ha scatenato, ha scatenato i grandi numeri. E l'elite, a questo punto le l'elite plurale, dentro la guerra, si affrontano per controllare, piegare, indirizzare le masse popolari che hanno scatenato. Ovviamente sul piano militare c'è la coscrizione obbligatoria, no? E sono circa 6 milioni di mobilitati nella sola Italia. Aggiungeteci i familiari, la mobilitazione, ma non solo in senso militare, ma anche in senso politico. E tutto questo non può terminare il 4 novembre del 1918, ovviamente, no? Tutto questo rimescolio, destrutturazione e ristrutturazione della società determina le vicende conflittuali, vittoria o non vittoria della guerra. Bene, allora questo è proprio l'esordio che adesso cerco di concretizzare facendovi degli esempi specifici che mi richiedono di tornare per un solo momento indietro all'anno precedente e anche qualcosa di più il 1916 e 17 lo si può eh, sintetizzare da questo punto di vista qui della lotta politica interna con una formula che io ho lanciato in questo libro qui in giornale di Trincea tanti anni fa poi ne parliamo di questo libro cioè la supplenza cattolica vi ricordo che lo stesso Cadorna è di una grande famiglia cattolica ed è un protettore di importanti ecclesiastici che svolgono ruoli pubblici fondamentali. Semeria, il più famoso dei capellani militari, al comando supremo. Gemelli, padre Gemelli, futuro fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, psicologo, psichiatra, studia. L'adattamento o il disadattamento dei soldati alla guerra. 1917 esce il suo libro composto di articoli che avvia via pubblicato in articoli. E fa due, tutti e due, catornianissimi accanto a Cadorna. Non ho fatto ancora il nome, non quest'anno, ma probabilmente l'anno scorso, sì, di un altro sacerdote importante, grande organizzatore, Don Giovanni Minozzi. Don Minozzi è l'inventore delle case del soldato. Sono centinaia di luoghi per il tempo libero del soldato quando è in licenza perché eh, non abbia semplicemente l'osteria e il postribolo, ma abbia qualche cos'altro in cui possa, in maniera interessante, significativa per lui personalmente, ma magari anche socialmente utile, passare quei pochi giorni di parentesi prima di tornare sulle case del soldato. Don Minozzi. Allora tutto questo si svolge all'interno del modello di esercito che prende il nome da Cadorna, quindi all'interno del modello della passività, rassegnazione, ubbidienza, disciplina, no alla politica fuori dai piedi gli intellettuali, i volontari, gli interventisti, fuori. Non hanno a che fare con l'idea che Cadorna ha di guerra. La religione ci sta benissimo. In luogo della politica. Non è che manchino le idee generali, ma queste idee generali, questa concezione prescinde da un civismo basato sulla cittadinanza attiva e si accontenta di un civismo in formato minore basato su una cittadinanza passiva. Però non rimandiamola solamente alla tradizione cattolica, che è importantissima per un paese ancora in gran parte contadino e quasi per metà analfabeta, importantissimo, naturalmente, però non è tutto qui, perché Salandra e Sonnino, cioè capi liberali, non è che la pensino diversamente, non hanno in mente una cittadinanza politicizzata e consapevole. Questa è roba da liberal democratici, da, da massoni, da, da socialdemocratici e peggio. Ma poi c'è Benedetto Croce, il maggiore filosofo, il grande orientatore dello spirito pubblico. Ma lui era un triplicista e non è che nasconda più o meno, lo è rimasto. Solo che la sua idea di cittadinanza è che comanda il governo. E quindi, se il governo dice per di qua, il buon cittadino per di qua deve andare. Anche se, idealmente, anche se il buon cittadino è filosofo come lui, idealmente il cittadino il filosofo vorrebbe andare per di là, perché ha un grande ammirazione per la Germania, non pensa affatto alla Germania, tutte quelle brutte cose che dice la propaganda, sono barbari, unni con l'elmo chiodato, figurarsi, e la filosofia, e la filologia, e la chimica, e la banca, eccetera, e la socialdemocrazia, in realtà, eh, non c'era soltanto l'alleanza nella tribù, c'erano un sacco di cose in cui. La Germania primeggiava. Bene, Croce insegna a mettersele via queste ammirazioni per un paese che le circostanze hanno fatto diventare nemico. E che sia amico o nemico, tocca al governo, quello che è, decidono. Quindi questo si può dire quindi che. Questo tipo di intellettuali, che sono personalmente anche degli ecclesiastici, eh, siano ciò che aiuta Cadorna ad andare un po' al di là dell'ubbidienza, che di per sé a lui potrebbe anche bastare. E vale fino al 17 compreso. L'ultimo anno di guerra che è quello che ci riguarda quest'anno, il 1918 segnala il, quello che potremmo chiamare il ritorno dei laici, il ritorno dei laici, quelli buttati fuori da Cadorna, gli intellettuali. Nasce, infatti, e oggi ne parliamo, un apparato che si chiama Servizio P. P come propaganda, P come psicologia. E rieccoli, i redattori delle riviste, riecco Salvemini, Rieco Lombardo Radice, rieco Volpe, rieco Prezzolini, e Soffici, e via così, e via così, per dire soltanto i nomi degli intellettuali noti, ma accanto a loro tutta una serie di avvocati, di professori, poi ne parliamo. Allora, questo sotto Diaz. dunque, modello diverso di eh, esercito e dentro all'esercito, modello diverso di cittadinanza. Potremmo dire che questo del 18 è una sorta di concentrazione. Qui nei miei appunti ho addirittura scritto che è una specie di CLN, è più inclusivo rispetto a ciò che era avvenuto negli anni precedenti che era invece governato dalla esclusione di tutta una serie di componenti che erano state fondamentali nel 14-15 per spingere l'Italia in guerra e che appaiono superflue nel modello dell'ubbidienza e della disciplina passiva. Adesso no, invece. Adesso l'idea che si ha di cittadinanza nel 18, espressa da dei giornali trincea di cui oggi parleremo, guardate un po' che fantasia che hanno avuto... Nel catalogo che è appena uscito per una mostra fatta al Castello di Udine, è lo stesso collage bellissimo di Ardengo Soffici, il protagonista della Ghirba uno dei più belli, più belli, efficaci, comunicativi tra i giornali di Trincia, poi ne parliamo. Allora, in testa a questo libro del 77 io avevo messo tre motti dopo naturalmente averli selezionati accuratamente con tre grandi firme che mi sembrano ben corrispondere a questo secondo modello qui, il modello della cittadinanza, quello che ho detto il ritorno dei laici, che è il ritorno degli intellettuali, è il ritorno del, della guerra voluta e consapevole e delle motivazioni e degli scopi di guerra. Partiamo da Gaetano Salvemini. Ma Salvemini scrive a Giovanni Gentile, il filosofo, non negli anni di guerra, ma addirittura nel 1907. Sentite cosa gli scrive. Salvemini a Gentile. Non è che abbiano poi avuto una vita politicamente e culturalmente assimilabile, eppure vada bene, vabbè, sarà il tu di colleganza accademico comunque c'è il tu. Vada bene io sono con te nel ritenere che non tutte le classi sociali sono fatte per tutte le idee. Occorre dunque prudenza, tatto e rispetto in tutto. Summa debetur pueris reverentia. E il popolo è bambino. Salvemini. Che aveva appena finito, stava appena finendo di essere socialista e sarà per tutta la vita un radicale, un liberale democratico. Allora, volendo legittimare, insomma, eh, arginare la brutta impressione che potrebbe fare questa frase, potrebbe dire sì, però dal punto di vista della comunicazione è giusto tenere conto del destinatario, perché no? Però quest'idea del popolo bambino, insomma, è forte. Gioacchino Volpe, il grande storico... Che sarà il regista degli studi storici nell'Italia fascista. E allora era un liberale nazionale. Anche lui è uno dei protagonisti del servizio P nel 18. Bene, eh, la sua rivista si chiama Fatti e Commenti. È il 16 settembre del 18, dunque la guerra non è finita, ma siamo ben avanti nel tempo. C'è un suo articolo che è intitolato Ispirare fiducia ai soldati. E dice Volpe. Ora la guerra fornisce un ambiente adatto per fondare una maggiore intimità fra quelli che sono spiritualmente ancora lontani. Bella ed umana cosa in se stessa questa maggiore intimità. Politicamente è preziosa la nostra storia secolare impone a noi italiani, più forse che ad ogni altro popolo, di lavorare a togliere tanti iati, discontinuità, incrinature, contrasti della nostra vita nazionale. Condizione indispensabile perché questa si rafforzi e si rafforzi con essa l'autorità dello Stato, il senso del bene pubblico in tutti, la volontà di mettere gli interessi generali innanzi agli interessi particolari. se non ci fosse il fascismo alle porte. Una dichiarazione di principio come questa potrebbe andare a bene a molte parrocchie politiche. Il fascismo non c'è ancora, naturalmente, e uno dei problemi eh, storiografici che si stanno affrontando in questo anniversario è quale nesso tra guerra quella guerra, vittoria e fascismo. Io sono tra quelli che tendono a dialettizzare di più rispetto ad altri che tendono a dialettizzare di meno, come se il fascismo fosse lo sviluppo conseguenziale di quella guerra e di quella vittoria. Io vorrei lasciare le porte aperte perlomeno agli spiriti di Cesare Battisti, se non naturalmente a Cesare Battisti, eccetera, per dire un nome emblematico naturalmente. E il terzo è Giuseppe Lombardo Radice. Il grande pedagogista Giuseppe Lombardo Radice che sarà l'aiutante maggiore di Giovanni Gentile nella riforma della scuola 1923. Ma lui è stato socialista fino al 1914-15, cioè fino a diventare interventista e quindi non è un Mussoliniano, il suo non è un socialismo alla Mussolini perché lui era un riformista. Casomai direi più vicino, abisolati, ma insomma, la allora dice ragiona per conto suo. Lui ha cercato nel dopoguerra di proseguire qualche cosa di simile al servizio P in tempo di pace. Anche Jair ci prova un altro grande del servizio P, è lo scrittore Vociano, l'autore di con me con gli Alpini, che dopo avere animato Lastico che è il giornale della prima armata, anima nel dopoguerra il nuovo contadino. E insomma anche l'idea di Jaillet, oltre che di Lombardo Radice, sarebbe quella di trovare per gli animatori, per i maestri borghesi, le formule istituzionali adatte perché possano continuare a fare scuola civile al popolo. D'accordo, la guerra è finita, non si tratta più di... Portare la vittoria, però, non è finita la guerra per una cittadinanza più avanzata, più matura, più consapevole. E quindi, ecco, Lombardo Radice lo fa di mestiere, il pedagogista. E il suo primo corso di pedagogia all'università di Catania, mi pare, siamo in Sicilia, mi pare fosse Catania, o Messina, uno dei due. È proprio dedicato all'esperienza che ha appena fatto come servizio P, come uno dei capi del servizio P. È possibile o non è possibile? E come è possibile travasare questa nostra esperienza di tenenti, sottotenenti, tutt'al più capitani, di complemento? Travasarla? E lui ha provato, era abbastanza potente per provarsi a livello governativo, ha provato a cercare gli appoggi politici e finanziari anche per tenere in piedi qualcosa del genere, non ci è riuscito, però almeno un corso universitario lo vuole fare. Ed ecco un periodo che traggo da, da una raccolta di nuovi saggi di propaganda pedagogica che esce nel 1922, raccogliendo scritti discorsi negli anni dell'immediato dopoguerra. Dice... E qui siamo proprio di fronte a un tecnico, ancora più che con Volpe o con Salvemini, un tecnico della comunicazione tra le generazioni. Il rinnovamento dell'educazione nazionale. Aggiungo che la sua nuova rivista la chiama L'Educazione Nazionale. Esige che diventi centrale il problema dell'educazione delle classi dirigenti. Eh sì. Si può discutere se il servizio P abbia raggiunto come abbia raggiunto il popolo soldato, ma certamente ha agito e ha fatto molto nel eh, motivare e insegnare a comandare ai tenenti e ai sottotenenti e ai capitani, cioè alla piccola e media borghesia, cioè alla classe dirigente liberale, liberale democratica, socialdemocratica fino a quel punto e poi e poi e poi Parleremo gli anni prossimi. Non si tratta di alfabeto, ma di educazione del popolo e non si può educare il popolo senza capacità educativa. Quindi, formiamo la capacità educativa. Eh, formiamo i formatori. Potremmo dire, potremmo risalire anche a istituzioni e provveditorati e centri didattici dei discorsi anni e decenni. Bisogna ottenere, continua Lombardo: bisogna ottenere una borghesia capace di sentire il valore del problema educativo, così come lo sentirono i comandi dopo Caporetto. L'abbiamo questa borghesia? Punto di domanda. No, ma possiamo formarla rapidamente perché i giovani sono sensibilissimi al bene. A qualunque ceto sociale appartengano. Una buona scuola della nuova borghesia italiana è stato l'anno da Caporetto a Vittorio. Ecco la, la lettura che io ho fatto mia da tanti anni, la lettura di Lombardo l'ultima anno di guerra come l'anno della buona scuola della nuova borghesia italiana. Qui naturalmente ci affacciamo sul dopoguerra e, e si aprono tutti i dubbi sugli automatismi che nella storia non ci sono, il 19, il 20 è un crocevia di opzioni politiche e di possibilità. E in fondo se la borghesia ha imparato a comandare, ha imparato la volontà politica di comandare, si potrebbe anche sostenere che poteva comandare da liberale, da democratica, da socialista. Non è che proprio la classe dirigente della rivoluzione russa fosse fatta tutte e solo di proletari e ovviamente dal nazionalfascista. Ma questo rimane tutto da discutere. Allora ci muoviamo oggi in questi sei mesi che stanno tra il primo e il secondo pilastro. Arrivando, questa è la mia, la mia prospettiva, arrivando alla battaglia di giugno o, o del Piave o del Solstizio, siamo a metà giugno del 18. Ci muoviamo in questi mesi qui. E vi voglio dare qualche altro elemento fattuale oltre ai tre pilastri che abbiamo detto, eh, prelevandoli dal libro di La Banca che avevo la settimana scorsa, dedicata a Caporetto, la storia della sfatta. E lui, eh, dopo averci dato le cifre di carattere militare che io vi ho riferito, quando si ha il Piave rimangono 700.000 soldati, il 24 ottobre erano stati 1.200.000, e anche di più, dunque, una perdita secca enorme. E ancora peggiore quella di artiglieria. Detto di queste cifre, di questa fattualità militare al all'8-9 novembre del 18, vediamo la situazione da un punto di vista di economia generale. Perché è chiaro che è questa struttura che sta dietro, cioè questo paese che sta dietro all'esercito, che consentirà la ripresa. E come mai è riuscita a consentire la ripresa? La crisi è d'ordine militare, ma evidentemente non è abbastanza d'ordine strutturale e economico non è abbastanza perché non si possa in fretta e furia, in pochissimo tempo rimettere in sesto la macchina complessiva del paese e in qualche mese anche dell'esercito in poche righe riprendo dalla banca che è uno storico militare ma insomma anche lui ovviamente voleva fissare degli aspetti economici quindi mi fa comodo riprendere da lui dice così anche l'economia italiana, stimolata dalle necessità del conflitto, stava conoscendo una spettacolare trasformazione, una spettacolare trasformazione nel corso degli anni di guerra, si riferisce agli anni di guerra in genere. Nella sola industria fondamentale in una guerra moderna e totale, dal 1915 al 1918, gli investimenti si sarebbero moltiplicati per 50, mentre la manodopera dei principali gruppi industriali si sarebbe decuplicata 10 volte tanto. È significativo il caso della Fiat, che proprio durante la guerra aumentò i propri operai da 4.300 a 40.000 e il proprio capitale da 17.000 a 200 milioni. Questa crescita, in particolare nei settori di interesse strategico, fu sottoposta al controllo di un sottosegretario, di un sottosegretariato poi ministero delle armi e munizioni affidato a un militare, il generale Dalloglio, un eccellente organizzatore. Ma che sia un generale, naturalmente ci dice anche il, il nervo e l'energia su cui si riteneva di dover contare nel pianificare complessivamente quello che restava un'economia basata sulla proprietà privata ma andava negli anni di guerra legata e pianificata quanto serviva. Beh, poche righe ma molto impegnative da deglutire. Specie se uno si vuole pacifista in senso assoluto, che queste poche righe sembrano dar ragione a quello che negli anni immediatamente precedenti la guerra avevano teorizzato i futuristi sul piano artistico, letterario, culturale in generale, e i nazionalisti sul piano politico. I nazionalisti, voglio dire, in senso stretto, quello dell'associazione nazionalista, non ancora partito. Corradini, Roccomo, Pantaleoni, Coppola, Quattro Gatti, ma teste pensanti anche del futuro fascismo. Che cioè la guerra incentiva l'economia e paradossalmente la incentiva, incentiva lo sviluppo proprio perché la guerra è distruzione. E in quanto distruzione e dissipazione è motor dello sviluppo, perché tutti gli aerei, tutte le mitragliatrici, tutto ciò che viene distrutto deve immediatamente essere rifatto. Problemi nel 19: poi ritrovarsi con tutti quegli aerei che non servono più a nessuno, certo eh, i problemi del, della riconversione di un'economia di guerra, ma non sono cose che riguardino il 1918. Allora riprendo quei due modelli, modello Cadorna e modello Diaz per dare un nome, sono dentro un sacco di cose dentro questi due nomi, lo riprendo in un'altra maniera più ampiamente, dicendovi dal rigore, dal rigore sans phrase, senza frasi, senza eloquenza, senza retorica, almeno intenzioni, del modello Cadorna a una doppia via d'uscita nel 1918. Adesso vorrei sviluppare questa cosa qui. Poi vediamo qual è questa doppia via d'uscita. Adesso vi dico riassumo perché ci riporterebbe indietro nel tempo quello che si riferisce al rigore san frase del modello Cadorna, obbedienza, disciplina, passività intellettuali fuori luogo. Le cose che vi dicevo poco fa: un vero che è. Qual è il vero, che non ha bisogno di, 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 questa, di questi agghindamenti? È l'obbligo. È l'obbligo della sottomissione. Che ho riassunto prima nei nomi di Salandra, Croce, Gemelli. E a questo punto, invece, voglio sviluppare di più il nuovo personaggio che ho introdotto oggi, Don Minozzi. Leggendovi qualche cosa. E... Anche padre Semeria, l'eloquentissimo capellano del Comando Supremo, che non piace granché a un uomo del fare, come Don Minozzi, ma anche lui, anche Semeria nel dopoguerra diventerà uomo del fare. Perché ci sono questi ecclesiastici che non hanno più una guerra da gestire, hanno però da gestire il dopoguerra, le conseguenze, cioè, cioè gli orfani. Per esempio uno di loro, non abbiamo mai parlato finora, un un Costantini di cui parla anche D'Annunzio, perché questo sacerdote zona Aquileia piace anche ad Annunzio. Si arrampicherà, farà carriera, diventerà anche un cardinale, ma prima di questo, negli anni immediatamente successivi alla guerra, questo sacerdote gestirà un caso particolarmente drammatico e doloroso, cioè i figli del nemico. Ce ne sono tanti. Nella zona occupata e se ne vuol sapere il meno possibile, e naturalmente, rieccola la supplenza della Chiesa, la supplenza della Chiesa che supplisce, interviene, fa, agisce in tutta una serie di luoghi in cui. Lo Stato o non vuole o non può o non riesce a intervenire a sufficienza o viene tenuto fuori, come vi dicevo prima, a Cadorna che tende a tenere fuori gli uomini dello Stato ma a tenere dentro gli uomini della Chiesa. Ecco, nel dopoguerra quindi ci sarà anche questo, questo è un comparto, un capitolo che riguarda un X numero di bambini in Friuli e in una parte del Veneto. Allora, Sameria, Minozzi, questi, questi sacerdoti. Qui uomini del fare, uomini del fare anche perché tutti e due hanno bisogno di trovare soldi, trovare soldi. Per costruire orfanatrofie, per costruire istituti, collegi, case del. come aveva fatto Minozzi a fare centinaia di case del soldato. Certo, lui. Si presentava dal vescovo, si presentava dai parroci e questi spesso lo aiutavano, però lui era una forza natura che si presentava da qualunque imprenditore capitalista e batteva cassa, non per costruire un santuario in questo caso, ma per costruire queste infrastrutture, perché non l'ha fatto lo Stato? Beh, insomma, intanto lo Stato era lo Stato liberale. Per essere uno Stato liberale è stato già abbastanza statalista così come è stato di vista da tanti punti di vista e anche da quello economico. Ma poi perché la supplenza da parte della Chiesa fa parte del gioco in un Paese come il nostro e fa parte del gioco della Chiesa in quegli anni lì che sono gli anni in cui la linea generale del movimento cattolico, del Papa, dei vescovi e quindi dei parroci e quindi dei fedeli, è appena cambiata. E da clerico intransigente, apocalittica e ostile allo Stato, è diventata invece clerico moderata, quindi transigente. Il che significa riconquistare il paese perduto solo provvisoriamente, come la Chiesa ha continuato a dire per 50 anni. Ci sono state due o tre generazioni perdute, naturalmente, dentro a questo mezzo secolo in cui la Chiesa, che non ha voluto il risorgimento, non ha voluto lo Stato liberale, ha sacrificato, ha sacrificato i destini personali di una serie di credenti e anche di ecclesiastici, quanti più preti ormai vecchi sono stati intransigenti per tutta la vita non si capacitano negli anni immediatamente precedenti la guerra o addirittura negli anni di guerra penso ai fratelli Scotton di Breganze e Bassano lance spezzate dell'intransigentismo per decenni chiamati a far discorso in tutte le chiese, in tutti i conventi per decenni e eh, loro non si convertono ah, come si fa nel 14-15 a non convertirsi è l'anno delle universali e ecumeniche conversioni, tutti si convertono alla guerra partendo dalle matrici più diverse. E questi duri, altrimenti vengono fatti fuori, eliminati, come il Vescovo Rodolfi di Vicenza fa fuori il, il quotidiano intransigente. Perché? Perché il direttore non si capacita neanche lui. Non solo la rivoluzione non è un pranzo di gala, neanche il cambiamento di linea da parte di un grande organismo sociale, culturale come una chiesa è un pranzo di gala. Non è pensato, benché ci sia come regola l'ubbidienza, eh, esistono anche le soggettività, le persone, le esperienze sono fatte, l'età, l'impossibilità di cambiare di un tratto semplicemente perché i capi lo dicono: sì, certo. Riesce più facile in un grande organismo autoritario che non in altri organismi, ma non è semplice. Bene, allora Dominozzi lavora anche su questo piano qui eh? e in effetti un po' in tutti questi sacerdoti che bazzicano al comando supremo o nei dintorni c'è un velo, o più che un velo, di modernismo. Quella cosa terribile per Pio X. Il parroco di Riese, il tipico parroco veneto, il modernismo, la democrazia cristiana. Queste cose terribili dei primi anni del secolo sono passati appena pochi anni. Bene, questi preti qui si sono scottati al fuoco di questa candela. Se Maria arriva al comando supremo, dall'esilio, direttamente dall'esilio, è un raccomandato di ferro. Perché? perché piace a Carla Cadorna l'unica non suora delle figlie eh, se ben ricordo è semplicemente terziaria comunque è credentissima, cattolicissima e influentissima sul suo padre glielo raccomando dice Seberia è bravo, prendilo e lo prende però è interessante questo fatto no? che questi eh, prelati importanti che girano per il Comando Supremo appena pochi mesi o pochi anni prima fossero tutt'altro che un odor, un odor di santità all'interno del proprio mondo ecclesiastico e questo vale anche per Don Minozzi allora ecco che poco prima erano non un odor di santità ma adesso che la linea generale è quella del affiancare lo Stato e prepararsi a sostituirlo perché di questo si tratta il partito non c'è ancora ma ci sarà nel 19 il partito popolare Don Sturzo un prete per riconquistare lo Stato, però un po' dappertutto, sono dei giovani sacerdoti, dei cappellani che mettono in piedi le varie sezioni del Partito Popolare per la riconquista dello Stato. Bene, io credo che l'operazione eh, Casa e Soldato sia parte di questa riconquista, ma certo che contemporaneamente è appoggio allo Stato in guerra, e quindi preziosissimo appoggio. È un doppio discorso, perciò vi dicevo all'inizio, attenti perché oltre che la guerra contro gli austriaci e i tedeschi c'è dentro, ovviamente con altri linguaggi, in altre forme, c'è una guerra d'ordine politico e non tra partiti che ancora in gran parte non ci sono, ma tra linee di marcia, tendenze, opinioni, grandi orientamenti. E allora Diamo la parola a Don Minozzi, ho, due, ho tre citazioni bellissime eh? che io prelevo da giornali di trincea, ma, lui, ma a, mio, a suo tempo le ho prelevate queste citazioni dalle sue memorie che lui pubblica negli anni 50, quindi molto avanti nel tempo. Sono memorie della sua vita operosa. Perché dopo aver fatto le case del soldato durante la guerra farà tutta una serie di operazioni di assistenza fondamentalmente agli orfani e alla gioventù fra le due guerre. Ecco, sentite che cosa pensa dei tipi alla semeria, ma naturalmente anche di altro tipo di oratori nazionalistiche. Già prima del servizio P andavano in giro per le trincee, molto meno, in modo meno organizzato, ma ce n'erano. Dice, i parolai, i tromboni della guerra, che avevano tutti o quasi tutti trovato il modo di imboscarsi abilmente nei comandi delle retrovie e che erano letteralmente detestati dai veri combattenti, a giusta ragione. Venivano banditi fieramente a fronte alta be dalle belle case del soldato. Ci voleva come un esame d'onore per entrarvi. Semeria stesso, il collega ecclesiastico Semeria, potentissimo Semeria, uomo del potere, ne parla molto anche D'Annunzio di Semeria. E sentiamo cosa dice Don Minozzi, Semeria stesso il più geniale, il più abile, il più pronto, il più arioso di tutti i parlatori. Aveva imparato a memoria quattro o cinque discorsi che invariabilmente ripeteva senza mutare sillaba, né cambiare posto o tono di voce dovunque andava. Tanto che, incontrandoci noi spessissimo insieme appena gli saliva, a tonare da una bigoncia di fronte alle truppe allineate, io lesto mi allontanavo per non annoiarmi e irritarmi alle stucchevoli ripetizioni. Dunque l'uomo del fare che non può tollerare l'uomo del parlare. E cosa pensa il soldato l'uomo del fare, il fondatore e il grande regista delle case del soldato? Il soldato, qualunque soldato normale, non va alla guerra per la guerra come una gara sportiva, no, no, e non è affatto egli assetato di sangue e di carneficina. Va perché deve andare, perché è chiamato da ordini che non è abituato a discutere spinto, sollecitato da varie forze, da tradizioni familiari e patrie, trascinato da un'inevitabile tormenta scura. Chiacchiere gli entusiasmi parolai degli imboscati, i guerrafondai pennaiuoli si nascondevano spauriti, scappavano vili quando sentivano crepitare vicino la mitraglia e tremavano a verga a verga al solo rombar lontano del 420 che non discorsi retorici ai soldati smarciassate d'eroismo fatuo insensata sciocchezza discussioni dialettiche sulla guerra giusta o ingiusta sulle responsabilità ultime e lontane ridicole per tempo da mentecatti come vedete all'uomo del fare non manca la parola per strigliare gli uomini che siano soltanto uomini di parole. E qui ce l'ha con eh, una certa oratoria che precede il servizio P del 1918 e che si era sviluppata nonostante tutto e dove, eh, non dove dominava Cadorna il modello Cadorna. Ma nella seconda armata dove c'era il generale Capello, cioè l'antica donna, quello che sembrava in procinto di poterlo sostituire se gli equilibri fossero mutati: il laico, il massone, il borghese, il moderno, il progressista. Che ahimè, è il capo della seconda armata che è quella che viene sfondata a caporetto. E quindi quello che poteva avvenire, ovviamente, non avverrà più. Ma lui aveva in mente già prima del servizio P, prima di Caporetto, che potesse essere utile e interessarsi anche del morale delle truppe. Solo che lo faceva in un modo inadeguato, non solo secondo Don Minotti, ma anche secondo Lombardo Radice i tecnici della comunicazione che verranno qualche mese dopo. Ma insomma, c'è qualche precedente di interessamento al morale e c'è soprattutto Po' paradossalmente proprio nella seconda armata, che è quella che va a Catafascio. Ultima citazione da Don Minozzi, aurea secondo me, perché arriva a parlare, dopo aver parlato del paese, del rapporto fronte-paese, grande tema di Cadorna e in genere dei militari arriva a parlare infine una frase icastica delle licenze sentite in una sfuggita a Roma riferisce Don Minozzi alla metà del 1917 mi incontrai col ministro Ferdinando Martini Martini vecchio patriota liberale che ha fatto a tempo a imbeversi di spiriti risorgimentali ed è ministro delle colonie nel primo governo di guerra e il più interventista nel senso vero e proprio tra i ministri, per i quali non spenderei proprio la parola interventista. Dare dell'interventista a Salandra o a Sonnino è equivoco. Ma Martini lo era. Scriverà un diario importantissimo, relativamente segreto, e quindi conosciuto come tante altre cose del genere solo dal 1960 in avanti, quando viene effettivamente edito. Bene, qui lo incont si incontrano, siamo alla metà del 17, dunque siamo prima di Caporetto, mi incontrai col ministro Ferdinando Martini. Ragionai a lungo con lui sull'atteggiamento spirituale del paese e la inoporosità, l'assenza del governo dalla direzione dello sforzo: è il governo Poselli, il secondo governo. L'assenza del governo dalla direzione dello sforzo cui era chiamata la nazione. L'amico mi dette ragione in pieno. Oltre il fronte, non si sentiva affatto la guerra, non si voleva sentire ostentatamente la gente. Si divertiva, scialacquava, gavazzava, svergognata alle spalle di chi soffriva, di chi rischiava ogni momento la vita. Stanchissimi, i soldati lo sapevano bene, e per risentimento naturale contro gli imboscati e i profittatori, si inasprivano a giorno a giorno e covavano torbidi propositi di rivolta e di diserzione. Ma come vedete, Don Minozzi non potremmo certo rubricarlo all'interno del mondo cattolico dell'inutile strage. Questo è il mondo cattolico del consenso, non del dissenso, della protesta, della pietà umana nei confronti della fatica dei soldati. No, Don Minozzi è per la tenuta dell'esercito e si preoccupa, come si preoccupa Cadorna, che il paese si comporti secondo loro in modo vergognoso e quindi, e quindi il problema è se paese e fronte si incontrano e quindi il problema è licenza o non licenza? No, pensava Cadorna, il meno possibile, perché se no me li sciupano, me li corrompono e tornano diversi da come sono partiti, questa è l'idea di Cadorna. Ma è anche l'idea di Minozzi che trova questa frase fulminante. Le licenze poi erano diventate un pericolo enorme, quasi un salto nel buio. Non darle? Impossibile. Darle? Pericoloso al massimo. E come si poteva uscire da questo inghippo? Allora vedete che Minozzi, con le sue case soldate, sta pienamente all'interno del modello Cadorna. Come uomo deve fare invece che deve parlare, ma comunque all'interno di una ubbidienza, di una disciplina che ci sarebbe e terrebbe se, se il Paese si comportasse in un modo più decente e non rovinasse questa disposizione ad ubbidire che di per sé i meccanismi militari riescono a Formare e poi a garantire. Allora vi ho detto dal rigore e dall'obbedienza del modello Cadorna verso, e adesso entriamo in questo nuovo modello, verso una doppia via d'uscita nel 1918 perché doppia? Perché una via d'uscita è la guerra di valori. Faccio il nome. Pierre la guerra di valori e l'altra, la guerra merce. La guerra merce, la guerra da vendere, da propagandare, quindi da vendere, da far accettare, così come si vende una qualunque altra merce. Sospetto che l'autore del libro a cui sto per fare riferimento, nuovissimo, non sia qui, ma all'altro incontro di natura cinematografica trattandosi di uno specialista di cinema. Si tratta di Giuseppe Ghigi, questo suo libro appena uscito si chiama Oro e Piombo ed è tutto basato sulla idea di una propaganda in cui molto in particolare hanno da dire come teorici e come pratici gli Stati Uniti d'America che sopraggiungono con il 1917 a fare la guerra in Europa. Con i loro giornalisti, con i loro tecnici della psicologia, della propaganda, della pubblicità, vengono a portare i meccanismi della pubblicità con una carezza teorica superiore che deriva dalla, da una modernizzazione eh, già più avanzata. Per cui l'opzione che vi offro, questa seconda opzione che vi offro rispetto alla opzione tradizionale che è quella della guerra legittimata dai valori, dall'essere guerra giusta, che ho esemplificato nel nome del factotum, elastico dell e dell'autore come Eco di Alpini, Piero e oltre a questo c'è, e credo che oggi, per la storiografia di oggi, per il punto di vista diffuso di oggi, vada molto meglio, appaia molto più credibile, quella del mercato. La propaganda è semplicemente la pubblicità della guerra invece che un'altra cosa. Il che ci permetterebbe di comprendere come mai nel servizio P convivano i liberal democratici, i socialdemocratici e i nazionalisti. Se si tratta di venderla come merce, allora diventa meno faticoso far convivere l'interventismo democratico e l'interventismo nazionalista. Questa è un, una situazione spinosa con cui ho sempre dovuto arrabattarmi e, e vedevo gli interventisti democratici alla JAIE o alla Salvemini perdere via via nel confronto interno con gli interventismi. Nazionalisti, ma forse c'è un minimo combinatore che li ricomprende che è quello delle tecniche della pubblicità. Vediamo che cosa dice Giuseppe Ghigi, due citazioni: La comunicazione commerciale e quella istituzionale lavorarono assieme per reclamizzare la guerra in una prossimità inquietante, non solo di stili ma anche di uomini, perché erano gli stessi pubblicitari a realizzare la propaganda, si vendevano la guerra e le merci con la stessa mentalità e le medesime pratiche comunicative. Una seconda citazione dallo stesso libro di Gigi dice, il controllo dell'opinione pubblica peraltro oggetto sociale difficile da definire epistemologicamente, divenne centrale nelle procedure dei governi. Bisognava sedurre, sedurre. Quello che Walter Lippmann chiamava il branco selvaggio, la massa guidata da forze irrazionali, con strumenti che agissero sull'irrazionale collettivo. Bisognava agire sulla mente collettiva, nella definizione di Edward Bernays, che lavorava per il Comitato della pubblica informazione, voluto dal Presidente Wilson, qui un organismo politico-culturale. Il nipote di Freud sosteneva che la manipolazione delle opinioni delle masse era il governo invisibile della società democratica. Indispensabile. Per far funzionare un sistema sempre più complesso, in cui le masse incolte dovevano avere, naturalmente per il loro bene, il ruolo di spettatori e non di partecipanti. Per Noam Chomsky, è la nascita della democrazia degli spettatori costruita dalla fabbrica del consenso. Bernays sosteneva che manipolare le masse significava organizzare il caos della complessità della vita contemporanea semplificare la vita dei cittadini orientando le decisioni, i gusti, le scelte eccetera ecco il libro che vi ho fatto vedere prima, questo è il catalogo di una mostra purtroppo appena chiusa a meno che non abbiano prorogata in estremis al castello di Udine che si basa su un una collezione privata, la collezione Luxardo, non è lo stesso del Maraschino, è un altro ramo della famiglia. Un medico, un primario, morto nel 1930, che ha lasciato all'archivio del museo di Udine la collezione che aveva costruito in decenni di ricerca sul mercato internazionale di giornali di propaganda della prima guerra mondiale, non solo italiani. Allora, ne hanno fatto una mostra, ma comunque il fondo archivistico è lì, quindi anche se. E comunque il catalogo è bellissimo. Eh, abbiamo cercato prima di organizzarci per farvi vedere un po' di immagini dal catalogo e anche da questo mio vecchio libro. Oggi non ci siamo riusciti, speriamo di riuscirci per l'ultimo incontro di mercoledì. C'erano dei passaggi tecnici. Eh, che ovviamente io ignoro totalmente, ma che eh, insomma, forse per mercoledì riusciremo a combinare. Allora queste sono le due opzioni interne allo stesso servizio P e agli uomini del servizio P nel colmo del 1918. Ho nominato Jair, ma l'ho nominato così perché così è un mio vecchio pallino, l'autore di con me con gli alpini. Una delle prime cose che ho fatto sulla Grande Guerra è appunto andarmi a copiare alla Biblioteca Marucelliana di Firenze l'astico che era lì e, e ricavarne poi una antologia con dentro un bel po' di astico e anche un bel po' di nuovo contadino. Beh, Jaier era convinto che la guerra fosse giusta, perciò ho parlato di guerra di valori. Dai è di quelli che non si accontentava di quello che gli facevano fare, gli avevano fatto fare negli anni precedenti, cioè istruzione delle truppe, che è quello che racconta in Commeco Gli Alpini, che mi permetto di consigliarvi, rimane comunque uno dei libri più interessanti nel genere diaristico della prima guerra mondiale. Ma insomma c'è una insofferenza di questi intellettuali delle riviste arrivati a poco più che 30 anni a fare la guerra che avevano preconizzato, auspicato e adesso sono vecchi per farla come combattenti e quasi mai vengono mandati a farla davvero, per cui i più coerenti e conseguenti tra di loro si dolgono di fare questa guerra a scartamento ridotto, anche Prezzolini e tutta una serie di altri. Il servizio P si basa anche, anche su questo, l'uomo giusto al posto giusto, l'uomo giusto nel ruolo giusto. Fucile 91 non si nega a nessuno, ma Prezzolini, Jaillet, Lombardo Radice, Olpe, Salvemini, Piero Calamandrei sono molto più utili se Vengono utilizzati per la loro professionalità che non a sparacchiare, come può riuscire molto meglio di loro, chiunque altro. E allora ecco che nel modello Diaz, nell'ultimo anno di guerra, questa intellettualità diffusa di avvocati, professori, scrittori, giornalisti viene utilizzata e si sente socialmente utile. Il problema è che cosa, su questo è facile capire che è ragionevole tecnicamente certo, ma quali contenuti andranno a comunicare? Questo è un altro discorso. Quali contenuti andranno a comunicare come ufficiali del servizio P? C'è un ufficiale P in ogni reggimento e poi gerarchicamente si sale fino a... A un capo servizio a livello di ciascuna delle armate. Un'espressione che mi è avvenuto di usare nel, nel volume che avevo dedicato ai giornali di Trincea è: contadinismo di Stato. Contadinismo di Stato che vuol dire? Come vi dicevo prima, l'Italia è ancora in gran parte un paese contadino, anche se proprio i bisogni della guerra lo vanno celermente industrializzando e la struttura economica va quindi cambiando, come anche va cambiando la composizione della classe al lavoro nei diversi lavori. Però gran parte rimangono contadini. E se questo è vero a livello strutturale, è vero ancora di più a livello sovrastrutturale, cioè come mentalità che viene comunicata e diffusa. Anche con me, con gli alpini di Jaillet si basa su questo, il contadino soldato, come eh, soldato tipo. E espressione ulteriore quella dell'alpino che non è soltanto un contadino, è un contadino nella terra di montagna dove è più difficile coltivare la terra perché il terreno è ripido, l'agricoltura è povera, bisogna essere particolarmente bravi, intraprendenti, capaci, fare più fatica e comunque il terreno di montagna non basta, l'agricoltura di montagna non è sufficiente e quindi il contadino di montagna, che poi diventa alpino quando va soldato, Vai in immigrazione temporanea e allora, questo ve lo dicevo già nello scorso incontro, impara un sacco di altri mestieri. Questo è l'Alpino, il prototipo del soldato di Jaillet ma anche di Monelli nel più famoso Scarpe al Sole. Paolo Monelli, a diventare un giornalista fascista molto importante, ha scritto nell'immediato guerra Scarpe al Sole, che è uno dei libri di guerra a maggior diffusione. Diciamo che è un comme con gli alpini meno elitario, con meno pretese anche dal punto di vista artistico, certamente molto più letto da un pubblico molto più vasto, ha avuto molte più ristampe, scarpe al sole, che fra l'altro ha goduto anche eh, di una ricaduta cinematografica, perché alla metà degli anni 30 il regista Marco Elter ha ripreso il libro di Moleni e ne ha tratto. Un film legato all'altipiano De Asiago, mi ricordo che c'è dentro gli attori, e tra gli attori anche Cesco Baseggio, quindi il grande teatro vernacolare, dialettale, così poco apertamente fascista pur essendo alla metà degli anni 30, che... Beh, magari avrebbe potuto circolare se anche lo fosse stato di più, ma insomma non lo è granché apertamente, che continua a circolare ampiamente nei patronati degli anni 40 e 50. Eh, scarpe al sole, eh, il popolo alla guerra. Ecco, scarpe al sole è diciamo, l'equivalente in una generazione precedente della grande guerra di Monicelli, diciamo, per intenderci un contadinismo di Stato, quindi fare pubblicità alla guerra da parte del Servizio P implica valorizzare il mondo contadino e la visione attribuita dagli ufficiali del Servizio P ai contadini e soldati, la visione del mondo attribuita ai soldati in quanto contadini. E dunque l'Italia, l'Italia che dopo Caporetto, tra Caporetto e Vittorio Veto va a difesa, è come il campo, è come la proprietà privata del microproprietario contadino. Questo contadino che hanno in mente gli ufficiali del servizio P non è ben inteso il bracciante delle leghe rosse e neanche bianca. Non è un bracciante, è un microproprietario, contadino sul suo, come aveva detto Giovanni Pascoli all'epoca della guerra di Libia, quando Pascoli, subito prima e a cavallo della guerra di Libia, dice: qui uh, dalle zone dove lui è andato a farsi la casa per vivere in campagna, a Castelvecchio, eccetera. Tornano dall'emigrazione, hanno messo da parte soldi e il loro sogno è il coronamento di tutta la loro vita è comprarsi, che cosa? Due campetti. Eh? Vi ricordate che in Pascoli i campi non saranno mai campi, saranno sempre solo campetti, perché tutto è vezzeggiativo e diminutivo nella poesia eh, del Pascoli, campetti, e saranno così. I contadini del Pascoli già qui di prima della Grande Guerra saranno contadini sul suo, su loro. Ma lui diceva sul suo, e eh, va bene. Dopodiché arriva la guerra coloniale, e il suo può aumentare, anche questa è una forma di contadinismo di Stato se vogliamo. La guerra coloniale anima una sorta di grande proprietà complessiva, grande insieme, grande rete. Di proprietà ideologia, non è che avvenga per davvero, ma come ideologia ruralista che può contribuire a sostenere la guerra coloniale, si potrebbe dirla. Torniamo al 1918. Questa è dunque una delle sezioni in cui avevo distribuito quindi la, la, quel mio saggio del '77: era appunto questa nella parte seconda. Ci sono cinque sezioni che sono la donna e la casa, la famiglia e il campo, ed è quello a cui sto facendo riferimento. Secondo, il nemico, questi giornali parlano molto del nemico, lo delineano in una certa maniera. Terzo, per la patria e per il re. Quarto, legge e ordine. Quinto, la Russia. Eh sì, la Russia. La Russia perché nel 1918 il 17 russo è andato avanti e si è consolidato come rivoluzione vittoriosa, quindi è un cattivo esempio, un pernicioso modello politico e sociale che in qualche modo, per quanto ci possa essere, ci sia e come la censura, comunque filtra, deformato, stravolto, trasformato quanto si voglia, ma comunque filtra e arriva in qualche maniera agli orecchi dei contadini soldati e qualche beh, molti erano entrati già da socialisti nella guerra, qualche d'uno può, nell'immaginario sconvolto da Caporetto, sognare il cambiamento radicale non come un incubo ma al contrario come una cosa buona. Allora ecco che questi giornali del servizio P non sono solamente volti a tenere in trincea i soldati, quindi a vincere la guerra, ma a precostituire il terreno favorevole per un dopoguerra. È per questo che diversi tra questi giornali non finiscono con il novembre 1918, vanno avanti per mesi e mesi nel corso del 19. È il discorso che facevo prima, educare... Le plebi, educare il popolo, adopere la borghesia. Dopodiché naturalmente i contenuti dell'educazione possono essere diversi. Come c'è il liceo, le scuole tecniche e le magistrali e così pure ci sono le sezioni diverse anche gli insegnanti si sa. In sezione A c'è un insegnante di sinistra e nella sezione B c'è un insegnante di destra. Beh, questo era stato vero in qualche misura anche nel 18. Perché le idee di guerra non sono ancora ricompattate fino a diventare monolitiche. C'è chi davvero sta pensando di liberare Trento e Trieste e c'è già davvero chi sta agendo per conquistare Bolzano. E avanti così perché sia Trento e Trieste che Bolzano sono emblemi di visioni diverse, di liberazione, di occupazione, di guerra giusta. Perché in fondo difensiva, risorgimentale, a quante guerra di dipendenza, oppure sentita anch'essa come giusta, ma giusta in quanto di conquista. Ci sono naturalmente no? nell'aria politicamente idee diverse di giustizia. Non è che i nazionalisti si sentano disonesti ed ingiusti, sentono come giusta una diversa visione della politica e della cittadinanza. È normale, è fisiologico che i popoli crescano, si espandano, guerreggino, conquistino. E se non ce la fanno, peggio per loro, saranno conquistati. Questo è il punto di vista dei nazionalisti. È un punto di vista crescente dentro la guerra e che crescerà ancora di più nell'immediato della guerra. Perché Mussolini nel Popolo d'Italia è ancora aperto e problematico su di chi si era l'Istria e Dalmazia durante la guerra. Ma già nel gennaio del 19 Mussolini e Marinetti interrompono Bissolati al Teatro La Scala mentre Bissolati sta facendo un discorso che a ah, Mussolini a ah, eh, Marinetti appare, parola inventata, parola d'epoca, rinunciatario, basato cioè sulla rinuncia a prendere tutto quello che si ha la forza di prendere, che è il discorso dei nazionalisti, ma naturalmente la pretesa del dopoguerra è di mescolare le motivazioni, per cui non ne fanno soltanto questioni di forza, di occasione di conquista, ma vogliono presentarla e legittimarla anche come qualcosa di giusto. Prendere la Dalmazia non perché abbiamo la forza di prenderla soltanto, ma perché ci sono i leoni di Venezia, dunque perché la Dalmazia è nostra, dice gli Slavi, e vabbè, il Brennero, perché il Brennero, vabbè, ne parlavamo già la volta scorsa. Allora, rispetto a questa buona coscienza di Jaié, Lombardo Radice, Calamandrei, eccetera. è appena uscito un volume fotografico molto bello eh, con le fotografie che Piero Calamandrei faceva nella zona del Pasubio mh, durante la guerra è uscito eh, presso il Museo Storico in Trento a cura eh, di una curatrice che si chiama eh, Silvia Bertolotti non aveva fatto granché il combattente fino a quel punto non era stato in prima linea, ma non è che ci sia bisogno soltanto di prima linea, come dicevamo prima, ma insomma era abbastanza insofferente di questa situazione, come comprendiamo bene dalle lettere che mandava alla fidanzata e poi moglie, che sono praticamente il suo diario, in attesa di quello che sarà poi qualche cosa di più simile a un diario. Finché. In un primo tempo lo mandano a fare eh, l'avvocato difensore in un tribunale militare e questo certo è importante, significativo e anche utile. Lui riesce a evitare la condanna a morte a quelli che gli sono stati affidati, con grande eh, rabbia dei eh, suoi superiori che si aspettavano un, un esito diverso da quel processo. Ma non lo convince molto questo perché insomma, non gli sembra che questi. Tribunali funzionino granché bene. Lo convince molto ma molto di più quando lo fanno ufficiale P. E allora manda a casa proprio frasi di entusiasmo. Che nobile mestiere, finalmente! Era davvero così nobile? Sì, se tu sei all'interno dell'ideologia della guerra. Se sei convinto che la guerra sia giusta, allora. Fornire di lieviti, no? di motivazioni, di buoni sentimenti. Chi la deve fare è giusto, oltre che utile. Però ti puoi trovare accanto quello che hai in mente una guerra di conquista. E allora? E naturalmente ti trovi accanto, non tra gli ufficiali di P, ben inteso, ma. Vedi tra i soldati quelli che la guerra la rifiutano, non la volevano fare. Sono contro e tu gliela imponi lo stesso. Non mancano, dunque, i, i problemi che naturalmente ciascun ufficiale P si sarà gestito con la sua coscienza, la sua maniera che trapelano o non trapelano nella corrispondenza familiare, nei diari. Certo che finché continuano a fare i propagandisti, vuol dire che comunque aderiscono a questo ruolo sociale, a cui naturalmente si potrebbe dire vabbè tu aderisci ma perché così ti imboschi, ma non è del tutto vero perché in effetti eh, le buone regole del servizio P prevedevano che l'ufficiale P si muovesse continuamente, andasse in giro esponendosi quindi a rischi effettivi. Quindi per esempio quando offrono a Jaillet che sta già facendo l'astico l'astico si stampa prima a Piovene Rocchette sapete subito sotto l'altipiano poi man mano che si ingrandisce la tipografia non basta più va a Vicenza una tipografia più importante eh, siccome è uno dei giornali meglio riusciti, lui ci mette proprio il cuore, ci dà molto da fare. Raccoglie canti di guerra, lo aiuta il maestro Vittorio Gui, niente meno. Una raccolta di canti popolari raccoglie oggetti di legno scolpiti dagli alpini e mette insieme mostre, insomma, ci tiene e manda in giro questo giornaletto. Ne escono, mi pare, 35 numeri eh, dall'inizio alla fine, un bel po'. Insomma, e allora ha successo e gli dicono: vabbè, allora. Fallo più grande, ma allora ti trasferisci in città e lui risponde: eh No, già prima mi sentivo un imboscato. Voi mi volete mandare ancora più indietro? Sì, sì sarà una cosa utile, ma non è, non è quello che voglio fare. Vabbè, perché, naturalmente, dentro la guerra ci sono anche gli atteggiamenti personali, le, le reazioni dei singoli. Per questo, anche per questo, la guerra è la somma di tante guerre, fino al limite del, delle dinamiche esistenziali dei singoli, se leggiamo il diario o la corrispondenza di Prezzolini, per esempio le sue lettere con Papini, con Soffici, il redattore della voce della sua rivista. È un infelice. E Papini? Uno di quelli che ha gridato di più viva la guerra, soprattutto quando faceva la cerba assieme a soffici. E poi è mezzo cieco, non lo prendono. Come fa ad accettare se stesso negli anni di guerra se è così in contraddizione con se stesso? Si rifugia dietro la miopia, non gli basta. E allora cosa fa? Un classico per Papini, si converte, si riconverte. Però questa volta è la conversione definitiva. Uscirà nell'immediato dopoguerra la storia di Cristo e sarà un bestseller perché eh, la Chiesa Cattolica italiana, che non ne ha quasi nessuno di intellettuale di scrittore, non se lo lascerà più scappare. Papini sarà quindi un grande scrittore clerico-fascista, grande si fa per dire, ormai il meglio di Papini. È già avvenuto ai tempi del, della voce e di la ma certo un intellettuale eminente. Anche questa è una via d'uscita per la tangente, cioè uscire dalla guerra. Come Boine, altro redattore, critico letterario finissimo. Nella Voce, in Riviera Ligure, nelle riviste di prima, eh, lui sta malissimo. Tant'è che morrà di Tisi nel 17. Non lo prendono certo a fare il combattente, cerca di entrare a Croce Rossa, di fare qualche cosa. Il suo problema esistenziale qual è? Lo confessa alla marchesina Casati. La famiglia Casati è importantissima all'epoca. I Casati sono i mecenati delle riviste novecentesche. Un Casati è l'eminenza grigia al comando di capello della seconda armata e chiama al comando supremo tutta una serie di intellettuali, tra cui Ardengo Soffici. Allora Boine non l'hanno voluta fare combattente, cerca in qualche modo di avvicinarsi, si sfoga nelle lettere e cosa dice? dice ma almeno non faremo la guerra addirittura alla Germania, eh? già la facciamo all'Austria e non è una scelta d'ordine perché Boine è un uomo d'ordine. Ma la Germania, la spina dorsale dell'ordine europeo, non sa mica che l'Italia si deve adeguare anche a questo. Insomma, dentro al 1518 ci sono tantissime cose. E il problema è, 50 anni dopo, 100 anni dopo, quando vogliamo ripensarla, che i documenti sono troppo spesso espressione delle soggettività di un certo tipo e noi siamo qui ancora a chiederci in quale misura la soggettività di Boini o di Palazzeschi o di Prezzolino o di Papini esprima la soggettività eh, del soldato semplice Bullo Antonio Bullo Antonio Ballarin Giovanni Bellemo Palmiro cosa avranno veramente pensato certo d'accordo Tutta una serie di nipoti e pronipoti adesso rovistano nei cassetti di casa per tirarne fuori le lettere, ma quello che c'è scritto nelle lettere poi eh, eh, si sapeva benissimo che passava sotto gli occhi la censura. Allora, ci fidiamo o non ci fidiamo? Allora, i miei amici di Rovereto di Trento, gli specialisti della scrittura popolare, quando hanno scoperto queste lettere, hanno cominciato a scoprirle 30 anni fa, mi hanno detto certo ci fidiamo, eccoli finalmente gli analfabeti che scrivono. Ma io gli dicevo, ma è la censura? E poi quando trovavano, trovando di fronte a dei lacerti politici e patriottici, rimanevano male, dicevano ma... Eh, ma per ringraziarsi la censura io dicevo ma, eh, ma noi vogliamo sapere che cosa veramente pensavano questi allora ci fidiamo quando parlano di vitelli e di raccolto ma non va più bene quando invece parlano di questioni politiche ma allora che razza di fonte è questo e di nuovo si riaprivano eh, i problemi di che cosa veramente pensare che cosa musichiamo forse a quello che avviene fattualmente non è male, anche se le soggettività ci sembrano sempre più importanti. Sì, però avvengono anche dei fatti esteriori, quale che sia l'interiore omnis in cui, come si sa, habitat veritas. Abbiamo ancora dieci minuti prima de della solita vostra mezz'ora. E... Ah, forse potrei dirvi che cosa pensava Emilio Lussu della propaganda di guerra. Malissimo come forse si immagina chi è già lettore di un anno su altipiano. Ma comunque io allora coltivavo contemporaneamente Jaye e Lussu e andavo a trovare sia l'uno che l'altro. Era difficile. A me piacevano tutte e due, ma c'erano erano era molto diversi, ma era dura per me sentire l'Ussu che diceva certe cose del mio Jaiye, che fare? Le diceva lo stesso, lui era fatto così. E allora vediamo. I giornaletti la trincea, la tradotta, l'astico, eccetera fucinati nei comandi di divisione di corpo d'armata, sono parole di lusso, eh? scritti in buona parte, per lo più in buona fede, da ufficiali borghesi o piccoli borghesi, per ufficiali ugualmente borghesi, non legati ai soldati, alla vita e alla condizione sociale dei soldati e delle loro famiglie. Di tutti i giornali di quell'epoca nessuno ha contato nulla. Neppure quelli redatti dai combattenti ufficiali, anche di primo ordine e di ispirazione democratica. Questo me l'ha scritto in una lettera del 14 febbraio 65, un po' di tempo fa. Eh, Un'altra lettera, no, la stessa lettera dice: Credo, è a questo che alludeva, credo che il miglior dei giornali di trincea sia stato Volontà. Che è poi diventata una rivista notevole del dopoguerra. Direttori e redattori li ho conosciuti, a guerra finita, e sono diventati ottimi amici miei. Ebbene, neppure Volontà ha esercitato una minima influenza, io penso. Volontà, ve ne dico qualcosa, ma poi non vi risparmierò una citazione più cruda. Eh, volontà eh, rimanda a Palazzo Papafava de Carraresi, in via Marsala a Padova. Palazzo Papa Fava è un porto di mare tra il 17 e 18, tra Caporetto e Vittorio Veneto. Novello Papa Fava, il Contino, è un ragazzo del 99 e va in guerra appena ci può andare. Andrà anche a Fiume, subito dopo. Nella famiglia Papa Fava ci sono fior di donne, personaggi femminili straordinari, una è sua madre e una è sua moglie. Ne è, ma c'è anche sua sorella Margherita che ha sposato un altro aristocratico ma di Montepulciano, Lucangelo Bracci-Testa Secca. Bracci testa secca, naturalmente era partito cavalleggero, poi si rende conto che insomma i cavalleggeri nella prima guerra mondiale non servono granché, anche se a caporetto hanno la loro parte, fondamentale anzi, che fa capo a un emo capodilista, parente stretto dei Papa Fava la famosa carica di Pozzuolo e lì ci sono un sacco di morti tra i cavalleggeri. Bene, Bracci parte cavalleggero, poi entra in i mitraglieri. Sposa proprio durante la guerra questa sorella di Novello, questa papà. prima si scrivono, dopo si scrivono dalla guerra, tra Montepulciano, Padova e il fronte c'è un epistolario straordinario che naturalmente oggi ha attirato in particolare l'interesse delle storiche delle donne, in particolare di Valeria Mogavero, che ne ha tratto un libro, ma anche di Matteo Polo, che può essere sensibile alla storia delle donne senza esserlo lui stesso. Carteggi, soggettività di civili ai margini della guerra, ma ben dentro la guerra per ragioni di, di strettissima parentela, oppure di non civili, ma di militari. Ebbene, volontà, questo giornale per ufficiali, dichiaratamente tale, colto, con grandi firme, gentile, Luigi Russo, oltre che Papa Fava, eccetera, nasce praticamente a Palazzo Papa Fava o dove bracci e il giovane Papa Fava vengono portati dalla guerra. Anche questo è, è proiettato verso il dopoguerra, verso una classe dirigente che sappia dirigere quello che non è avvenuto e che ha contribuito a determinare Caporetto. Quindi uno dei frutti di Caporetto è questo imparare dall'incidente, dalla disgrazia, uno dei tanti epiteti di Caporetto, imparare e non farlo più, cioè reimparare a dirigere, reimparare a governare. Papa Fava diventerà un critico militare pubblicando nelle edizioni di Piero Gobetti e con l'unità la rivista di Gaetano Salvemini, quindi posizioni diciamo liberal democratiche. Sarà nel secondo dopoguerra un cattolico democratico e arriverà ad essere anche presidente della RAI, oltre che scrivere libri sulla guerra. Bracci scrive un suo taccuino di guerra bello, interessante, che poi rimane lì, inedito, e verrà pubblicato solo dopo la sua morte, alla metà degli anni 50, dagli amici, in una edizione diciamo privata, ma attualmente in edizione integrale, se la volete leggere, lo potete trovare presso l'editore di Udine Gaspari, che è uno specialista di libri della Grande Guerra. Allora, Lora volge e mi pare che potremmo proprio servirci di questi versi di Giulio Camber Barney. Conto che almeno qualche duno dei presenti sappia che si tratta di uno straordinario, anche se strano, anomalo e periferico poeta dialettale triestino repubblicano, interventista, garibaldino, diciamo, negli spiriti e che accompagna la guerra, il voler fare la guerra, con dei versi pubblicati subito presso eh, giornali, giornaletti politici locali, e poi via via approdati al volume, anche con la scorta di saggi importanti, per esempio di Umberto Saba, o presso editori di poesia importante, come Scheih Willer. Ma in questo momento non ci serve perché possa essere, come credo che sia, interessante anche da un punto di vista letterario, ma per quello che dice in un suo schizzo di trincea che ha per titolo la propaganda. Dentro la trincea arrivavano i giornali, cosiddetti di propaganda. E poiché non c'era carta, i soldati li prendevano e si pulivano. Mi fermo qui. A voi. Chi comincia? Prego. Grazie. Allora, eh, lei ha citato anche stasera eh, la perdita delle artiglierie. Volevo sapere se è stata effettivamente così disastrosa. Perché io al Vittoriano ho fatto conoscenza col busto del generale di Irobilan, eh, che ha avuto un'importante decorazione perché eh, è scritto che ha salvato gran parte delle artiglierie. Poi, eh, domanda che volevo fare la settimana scorsa: la presenza militare, la presenza americana sul Piave è stata importante o molto debole? Perché. Eh, che sappia io, a parte Hemingway che è stato ferito e ricoverato a Fossalta, eh, c'è solo a um, eh, Fagarè eh, un caduto, amico di Hemingway stesso, un poeta. Ecco, è stata più importante o è stata limitata? Grazie. Vanti primi nella classe, forse. Io volevo sapere, diplomazia vaticana all'inizio del 1918. Il Vaticano ormai capisce che la guerra si volge in un certo modo, c'è la rivoluzione russa, l'Austria è cattolicissima. Cosa fa la diplomazia? che fine hanno fatto tutti i sbandati che sono usciti fuori dal capoletto specialmente quelli che sono andati a, tornati a casa diciamo, no? verso, verso il Friuli, no? eh, e poi quelli che sono stati bloccati ovviamente da, da, dalle autorità e eh, riportati dalle caserne. ho no, sentito che ci sono state le dei di queste persone non so fino a che punto arriva questo mi pare di poter rispondere a queste importanti questioni. Qualche cosa sull'artiglieria vi avevo detto la volta scorsa, riprendo il tema. Mezzo parco artiglieria è stato perduto nell'ottobre-novembre 17 un'enormità senza che sempre ci sia stato tempo e modo di inchiodare i cannoni renderli inservibili per cui molte di queste armi sono state fatte proprie dagli attaccanti questa aperta di armamento eh, di peso i cannoni non è meno importante della perdita di centinaia di migliaia di soldati, perché come vi dicevo la volta scorsa il fronte si è molto accorciato per cui possono bastare i meno soldati che ci sono, ma i cannoni ci vorrebbero ancora. Si possono rifare, si possono rifare e si rifaranno, ci vuole tempo. Nel frattempo è importante che arrivino gli alleati. L'aiuto, allora, questo ve l'ho già accennato la volta scorsa, l'aiuto che danno gli alleati subito non è di uomini, è di cannoni ed è di riserve franco-britanniche che i nuovi comandi italiani sanno che dietro gli italiani comunque ci sono, per cui tutti gli italiani che ci sono ancora, i 700.000, no? possono essere utilizzati, non occorre defalcarne una parte e lasciarne di riserva. No, no. Nell'economia, negli equilibri degli spazi militari, eh, i generali devono prevedere di lasciare sempre una parte dell'esercito dietro, non impegnandolo immediatamente, lasciarlo dietro di riserva che servirà in caso, in caso che vengano avanti i nemici. Questo non aveva funzionato a Caporetto ed è una delle ragioni dell'avanzata così sconvolgente del nemico. Non ci sono abbastanza riserve. Viceversa, nella primavera del 16 la Strafa Expedition era stata bloccata perché Cadorna era riuscita a far affluire le riserve che non c'erano subito, ma c'è il tempo, si è abbastanza organizzati per farla arrivare nella pianura. Va bene? Ecco. Per quanto riguarda eh, il contributo degli Stati Uniti è infimo dal punto di vista del numero di soldati, vi vista di un reggimento. Dunque quello di britannici e di francesi si misura sul, sul numero di due, tre, quattro divisioni rispetto a una cinquantina di divisioni italiane. Ma qui siamo addirittura a un, un reggimento. Quindi non è questo il punto. Il punto, è, il punto è la propaganda. È il discorso che facevamo prima, applicato a una compresenza di questo grande popolo che si è andato rivelando amico e che è ricchissimo, la cui ricchezza appare inesauribile di uomini e di cose, di soldi, di armamenti, per cui. Questo dà garanzie che la guerra dell'intesa adesso potrà durare all'infinito, mentre non è così della guerra degli imperi centrali, che non hanno qualcosa di simile a un nuovo alleato come gli Stati Uniti che possono. Certo, hanno tolto di mezzo la Russia, e non è poco. Hanno diciamo, un nemico in meno, ma non hanno un grande alleato in più. Non è tutto dal punto di vista dell'Italia il sopraggiungere di un certo numero per quanto così limitato numericamente di eh, soldati statunitensi eh, permette di valorizzare i rapporti basati sull'emigrazione questo diventerà molto più importante nella seconda guerra mondiale come no? tutta l'ideologia e la pubblicità e la realtà anche del paesà del soldato con paesano, dell'itolo americano che arriva, che, che permette di differenziare l'esercito, di renderlo rapidamente meno nemico, di farlo diventare rapidamente amico, non, siamo, non è un fenomeno paragonabile dal punto di vista delle proporzioni, ma dal punto di vista dei soldi, della forza sottintesa ed espressa comunque da quel reggimento, sì. Poi metteteci le decine di autoambulanze, e quello è quello importante, cioè la Croce Rossa e anche la presenza di, una, di forme di assistenza medica e psicologica di origine religiosa. Ahimè c'è persino di mezzo qualche protestante, cosa che non piace del tutto a qualche duno. E qui naturalmente non si può non fare il nome di Ernst Hemingway. Che è uno di questi autisti, giovanissimi autisti, lui, per ragioni di eh, non, eh, non, vista non abbastanza buona, non lo prendono come combattente, allora una delle soluzioni possibili è questa: rendersi utile militarmente, portare la divisa, ma senza diventare un soldato combattente. E siccome non è l'unico futuro grande scrittore, c'è anche Dos Passos che passa da queste parti. Allora ecco che ci sono de degli effetti di rimbalzo, degli effetti di ingrandimento straordinario basati sul fatto che sì, sono poche, pochi eh, i componenti di un unico reggimento, ma se diversi di loro sono giornalisti o sono scrittori o sono addirittura grandi scrittori e scrivono a Diva le armi, e non è l'unico libro che Emigue abbia scritto sulla Grande Guerra, allora ecco che c'è una cassa di risonanza destinata a funzionare per generazioni attraverso tutta una serie di traduzioni in diverse lingue che, addio alle armi, ha avuto, con effetti delle tesi dal punto di vista dell'immagine dell'esercito italiano, intendiamoci bene, perché naturalmente i più sono portati a non distinguere tra letteratura e storia e quindi molti hanno visto la guerra italiana attraverso quello che De Hemingway dice in un suo romanzo. È sempre difficile stabilire perimetri netti tra... Eh, letteratura e storia questo oggi è visibilissimo quando qualche grande giornalista si mette a fare libri che non sai mai bene se sono di storia o di letteratura come per esempio viene sempre contestato a Giampaolo Panza tanto per fare un nome che già molti di voi avevano in mente allora l'immagine che Hemingway dà dell'esercito diciamo sembra un esercito caporettista insolido basato fondamentalmente sulla fucilazione di Fuggiaschi. Uno storico ha bisogno di misurarsi con i documenti, con i numeri. Un romanziere può giostrarsi le situazioni senza guardare troppo per il sortire dal punto di vista dei numeri. E una cosa che ha visto o una cosa che gli è apparsa verosimile un romanziere ha il diritto di dirla, certo, si capisce. Dopodiché, e questo lo sapete che è una cosa che ripeto continuamente: dopodiché, proprio per questo, uno scrittore può intuire e dirci con libertà, spregiudicatezza, qualche cosa che uno storico magari intuisce, ma non può dire con altrettanta libertà perché avrebbe bisogno di documentarlo maggiormente di quanto non possa e debba fare lo scrittore. L'esempio che vi facevo mercoledì scorso era quello di Comisso. Comisso, secondo me, intuisce la natura carnevalesca di Caporetto quando lui, scrittore, può dire certe cose perché fa letteratura. Ma uno storico non potrebbe dirlo. Ancora adesso ci sono dei colleghi che mi sgridano se io parlo di Caporetto come carnevale. Come fai a dirlo? L'ha detto Comisso, ah, ha detto Comisso. Vabbè. ma di quello ha detto anche Bacchelli. Eh, non basta. Non basta. Il Vaticano. Una vecchia canzone dissacrante sembrava la quale sulla punta della lingua il Vaticano brucerà, no? Non c'entra niente. Il, il Vaticano diplomi, diplomatizzerà il conflitto, naturalmente. E come no? È certo. La famosa espressione dell'inutile strage è estrapolata indebitamente, secondo quello che dicono i difensori della Chiesa, estrapolata indebitamente da un documento diplomatico, appunto, siamo ancora il primo agosto del 17, quindi siamo indietro di oltre un anno rispetto alle ultime battute, alle ultime settimane, agli ultimi mesi. Ma certo che c'è una diplomazia del Vaticano con tutte le complicazioni del caso per la natura gerarchica della Chiesa Cattolica, per cui quello che si può fare a un certo piano dell'edificio ecclesiastico non è detto che valga contemporaneamente o non con la stessa tempistica a un altro piano dello stesso edificio ecclesiastico, voglio dire. La libertà del Papa è massima e lo è anche in tempo di guerra e questo l'Italia liberale ha saputo garantirlo a questa grande religione ecumenica. Ma non c'è altrettanta libertà per i vescovi, per i parroci e per i singoli credenti che alla fin fine diventano, siano cattolici o non siano cattolici, cittadini e sudditi quanto gli altri, per cui la normativa che c'è vale per tutti. Allora era chiaro fin dal 14-15 che. Eh, era chiaro anche da prima, nel 14-15 naturalmente, che dal punto di vista delle preferenze ideologiche, delle convenienze e degli interessi del Vaticano, della Chiesa Cattolica in quanto Vaticano, in quanto Papa, strutture di vertice, l'Austria non era la Germania, l'Austria non era la Francia, non era la Gran Bretagna. L'Austria era meglio. E anche da questo punto di vista, perciò, l'entrata in guerra dell'Italia non era augurabile dal punto di vista del Vaticano, del Vaticano. Perché Francesco Giuseppe, perché la normativa, perché la difesa degli interessi cattolici, l'Austria la faceva certamente di più della Francia laica e repubblicana e massonica e di origine rivoluzionaria, o della Gran Bretagna protestante, o della Germania mezzo protestante, mezzo cattolica, insomma, l'Austria. E l'Italia? Dispiaceva al Vaticano che si mettessero l'una contro l'altro due paesi cattolici come questo. Per fortuna la Spagna e il Portogallo non entrano in gioco e quindi i due paesi cattolici fondamentalmente sono questi. Però il Vaticano influisce quanto può e quanto riesce, le 14-15 interferisce. Come se interferisce lo sappiamo bene ma può interferire fino a quando l'interferenza non diventi dannosa dal punto di vista degli interessi complessivi dei cattolici italiani e degli italiani cattolici. Cioè non c'è soltanto il Vaticano, c'è la Chiesa cattolica in Italia. Ci sono i credenti in Italia, ci sono i loro interessi, anche le loro vedute, anche le loro relativissime libertà di veduta. Possono essere neutralisti o interventisti Possono essere di destra o di sinistra. Possono avere un'idea o un'altra idea dei rapporti tra Stato e Chiesa. Con un senso maggiore o minore della libertà dello Stato rispetto alla Chiesa. Ecco. Una lettura secondo me straordinaria che, che consiglio a, a, a quelli che di voi abbiano un vero interesse per. Questioni di quest'ordine sono le lettere che i Vescovi delle Venezie mandano al Papa, cioè al Vaticano, cioè al Papa e alla Segreteria di Stato durante gli anni di guerra. Stavano nell'Archivio Segreto del Vaticano, Gabriele De Rosa appena, il grande storico cattolico, appena dal punto di vista della normativa non sono più segrete, si possono andare a vedere, studiare, fotocopiare, pubblicare si va e si manda un sacerdote storico della sua eh, covata, Don Scottà, e questo ci lavora su, e ormai sono passati decenni, trent'anni all'incirca, ed escono tre volumi straordinari, con, un saggio, con due corposi saggi introduttivi, ma soprattutto con tutte queste lettere. Allora è interessantissimo perché tu vedi contemporaneamente il grande soggetto complessivo che è la gerarchia ecclesiastica ma all'interno della gerarchia tu vedi il vescovo vecchio e il vescovo giovane il Credico intransigente che fatica non è solo più e il clerico moderato che lo è sempre stato vedi magari il mezzo modernista vedi il vescovo Labonomelli che voleva che era conciliatorista cioè era per la conciliazione con lo Stato già da anni e che quindi è stato avanguardia Mal vista, ma a questo punto ha ragione, no? E naturalmente eh, questo è vero anche dal punto di vista dei, delle attese della pace. nel discorso facevo riferimento a Monsignor Pellizzo, il Vescovo di Padova, che essendo mezzo sloveno ha questa ragione di famiglia in più per non essere specialmente eh, drammatico dal punto di vista politico mentre lei dal punto di vista sociale perché lui è sinceramente costernato per le sofferenze del povero popolo che viene via dal friuli dal suo friuli e dal veneto ma visto dal punto di vista dei confini politici beh, diciamo che se ne sarebbe fatta una ragione se si fosse tornati ai confini del 1866 ma altri la pensano diversamente e, e tutte queste lettere Vanno, vengono però mandati allo stesso Papa e allo stesso Segretario di Stato che filtrano, ragionano, rispondono, non rispondono, dicono di sì, di no, di ni. E, e sono soltanto i vescovi della zona di guerra nel senso più stretto e quanti altri ce ne sono. E questa è una Chiesa ecumenica, deve tenere conto di tanti interessi, deve tenere conto di interessi e di punti di vista che sono contemporaneamente negli eserciti che si confrontano. Allora, finché si tratta di consentire il Te Deum nei, nei duomi nei, opposti, erano secoli che si facevano, ma si tratta di trattare la pace. Trattare la pace è cosa? Rebus, sixtantibus, cioè chi ha avuto, ha avuto. Chi occupa, occupa e chi ha perduto peggio per lui? Ho bisogno di tornare indietro, ma allora perché si è fatta la guerra? E tutto questo sangue è versato? Pace, 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 certo pace, ma. Eh, quelli che stanno facendo la guerra, politici o militari che siano, a un buon gioco a dire eh, vabbè, ma perché abbiamo combattuto? E naturalmente a seconda di come vanno le cose al singolo paese, quindi a seconda del momento, la risposta sarà no, ni forse vedremo. Fin da principio comunque è. Eh, non era prevista la presenza del Papa tra coloro che avrebbero discusso la pace. Cioè che il Vaticano si muovesse come quello che è naturalmente una potenza politica, però certo è una potenza politica un po' particolare. Ecco. Quindi insomma le... I movimenti pacifisti o pacificatori d'ordine diplomatico ci sono certamente, si muovono con tutta la segretezza del caso, come tutta la diplomazia pre-bolscevica d'altra parte, e a maggior ragione questa, quando l'inutile strage, la frase filtra, e qualche prete la prende troppo sul serio e scrive nei giorni diocesani la parola altrice finiscono sotto processo e vengono mandati a confino perché è troppa grazia. Sant'Antonio, cioè, come se questa espressione così logica dal punto di vista etico e religioso potesse repentinamente tra tramutarsi in una espressione d'ordine politico, e eh no. L'autonomia delle sfere non vale soltanto per i laici, sono sfere diverse, anche se Maritain non c'è ancora stato, tuttavia già le sfere erano diverse. Gli stati stanno ben attenti a non lasciare decidere i tempi della diplomazia e della pace a questa straordinaria potenza, straordinaria, ma che, che determina delle inframmettenze che possono essere perniciose, proprio perché i contadini e i soldati ce ne sono da tutte le parti. Donne pie ce ne sono a tutte le parti, parro ce ne sono a tutte le parti, in tutti i paesi, in tutti gli eserciti, in tutti i civili. E allora il rischio è naturalmente che i tempi della pace vengano dettati invece che dai tempi della politica e dagli interessi dello Stato, da altre motivazioni, d'altro da ordine. E infine, ultima domanda la questione degli sbandati. Gli sbandati, eh, i profughi, ci sono sia gli sbandati in senso militare, della cioè centinaia di migliaia di militari della seconda armata, sia i profughi friulani o veneti. Naturalmente non è la stessa cosa anche se pertengono alla stessa situazione, tutto nasce da Caporetto e tutto si sviluppa nel corso del 1918. Eh, sono centinaia di migliaia... In tutti i due casi, gli sbandati militari ci vorranno parecchi mesi per farli ritornare abili al combattimento, e tutto questo avviene molto lontano dal fronte, in Emilia, per esempio, comunque vengono trasferiti immediatamente lontani, proprio. Tra ieri e oggi mi è capitato di leggere rapidamente in internet un diario in via di pubblicazione che mi è stato per conoscenza inviato. Che riguarda un mestrino a caporetto, l'avevo capito. È molto interessante e anche lui è uno di questi momentaneamente sbandati, non si capisce bene dalla scelta antologica che è stata fatta, che rappresenta una parte di un diario e di memorie molto più lunghe di quelle che possono essere pubblicate, ma c'è un momento in cui lui non è più all'interno di un reparto organizzato nei giorni di Caporetto, poi ritorna dentro ed è di coloro che eh, a lungo, ma sono, sono, sono centinaia di migliaia, che a lungo vengono riaddestrati al combattimento. Perché subito quello che l'esercito ha a disposizione è la classe 99, ma sono 250.000 circa. E la classe 1900 viene messa da parte, tornerà buona se la guerra ci sarà ancora nel 19, poi non ci sarà e quindi il 1900 non fa tempo di entrare in azione. Quelli che invece sono stati contaminati dalla disgregazione della seconda armata, quelli hanno bisogno di tempo per ritornare utili e molti ritorneranno utili accanto ai nuovi. Per quanto riguarda invece i profughi civili, e lì di nuovo sono centinaia di migliaia, finiranno sbalestrati fino in Sicilia, da tutte le parti trovando o non trovando a seconda dei casi appoggi familiari, amicali di qua e di là o dovendo basarsi per intero sugli, eh, sulle strutture civili d'appoggio, quindi sulle prefetture, sui municipi, e vanno a star bene o male o così così a seconda dei casi, perché come al solito. No? C'è chi riesce a far fronte alla neve e chi no, c'è chi riesce a far fronte agli immigrati e chi no, c'è chi è capace di organizzarsi e chi no. E questo è accaduto anche per gli immigrati di allora che poi erano i profugati, che, aveva, che erano i profughi, che avevano anche il torto magari di parlare Friulano non li capiva nessuno. Vero è che anche loro non capivano il Lucano ed erano debolissimi anche sul campano. Fucilazioni, sì, quali, quante ah, a saperlo? Certo che i tribunali militari in Italia hanno condannato a morte di più che negli altri paesi e anche le esecuzioni effettive, che sono state di centinaia e non di migliaia come erano state le condanne a morte, anche le esecuzioni effettive, pare poco meno di un migliaio in tutto, sono state comunque di più che negli altri eserciti. Sto parlando di esecuzioni eseguite a condanna a morte passata attraverso i tribunali militari, quindi secondo la normativa durissima, comunque insomma, una certa normativa, certi apparati, certe garanzie istituzionali. Poi però c'era dell'altro, c'era dell'altro che la situazione di Caporetto non può non acquire, e cioè le circolari Piccadorna che Diaz non, 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 non rende non valide e che avevano accentuato la durezza del codice militare rendendo obbligatorio l'intervento del tenente, del sottotenente, dell'ufficiale che, che si trovasse di fronte a un reato militare cioè a un rifiuto di uscire dalla trincea per esempio oppure a sbandamento oppure a furti, rapine stupri, cose di questo genere la diaristica e memorialistica di Caporetto ha parecchia ha molta di questa aneddotica eh? Il problema è, come al solito, andare al di là dell'aneddotica e non rendere un aneddoto il sintomo di qualche corde molto più grande del sintomo in se stesso, cioè i numeri. Quali i numeri? Bene, mi pare che ci possiamo salutare. E arrivederci alla prossima volta.